campioni di SCP-020 sono mantenuti in una camera di coltura cilindrica ermeticamente sigillata, che misura 1 metro in diametro ed 1 metro in altezza. Questa camera si trova all'interno di una stanza di contenimento sigillata, accessibile solo attraverso una camera di compensazione. I nutrienti vengono somministrati tramite sistemi robotici, dato che la camera di coltura deve rimanere sigillata per tutto il tempo. All'interno della camera di contenimento sono installate delle telecamere di videosorveglianza ermeticamente sigillate e devono essere controllate quotidianamente per assicurarsi l'integrità. Qualsiasi membro del personale che entra nella camera di contenimento deve essere poi sottoposto ad una procedura completa di disinfezione antifungine quando esce. SCP-020 è un organismo fungino a rapida diffusione che è in grado di influenzare i sensi ed i comportamenti degli esseri viventi, inclusi gli umani. I campioni di SCP-020 presentano un effetto sconosciuto che li rende invisibili all'osservazione diretta, anche con un microscopio. SCP-020 è visibile agli esseri umani solo quando osservato attraverso la fotografia o la sorveglianza video. Una volta che SCP-020 forma una colonia, in genere all'interno di una residenza umana, produce spore che influenzano il comportamento degli esseri umani nell'ambiente circostante. I soggetti affetti diventano anche più socievoli e in molti casi spesso invitano i loro conoscenti in casa, per diffondere ulteriormente l'organismo. Anche se le spore e le colonie di muffa sono invisibili sui soggetti infetti, a volte delle macchie crescono direttamente su di essi. Data la concentrazione critica di spore e colonie all'interno di una residenza, la salute dei soggetti umani infetti deteriora rapidamente, portando alla morte. L'ulteriore diffusione della muffa può avvenire quando i corpi di eventuali soggetti deceduti vengono in contatto con i soccorritori e gli agenti di assistenza sanitaria, così come con il trasporto dei corpi agli obitori locali. SCP-020 è stato rilevato per la prima volta in dove un agente SCP sotto copertura ha notato dei cambiamenti di personalità drastici nel personale in servizio presso l'ospedale locale. Dopo le indagini di un team di contenimento, è stato scoperto che erano stati infettati quasi civili, come la maggior parte della città. La popolazione civile è stata eliminata e la città incenerita usando come copertura la storia di un incendio dei boschi locali. Ad oggi sono state riportate più di 12 epidemie di SCP-020. Le indagini sono attualmente in corso per determinare l'origine di queste epidemie e possibili misure preventive. Estratti audio-video della missione registrata dalla squadra speciale mobili durante il contenimento iniziale di SCP-020 a Squadra 2 si muove verso la Casa Rossa. Ricevuto, UAV sta rilevando una fonte di calore. Squadra 2 è in posizione. Pronti a La porta si sta aprendo. Beh, salve signori. Vi va di riprendere fiato dentro? A terra! Getta l'arma! Non essere sciocco. Venite dentro e riposate un po'. Ferma dove sei. Getta l'arma. Noi vogliamo solo degli ospiti. Prego, entrate. Getta quella di arma! Aprire il fuoco, aprire il fuoco!